termosifone elettrico malfunzionante all'origine di uno dei peggiori incendi degli ultimi 30 anni a New York. 19, tra cui 9 bambini, le persone che hanno perso la vita nel Bronx dopo aver tentato invano di cercare scampo da fumi e calore rompendo le finestre dell'immobile. Una quindicina le persone ancora in condizioni critiche, una sessantina quelle ferite o intossicate, al 333 Twin Parks Northwest. Il nuovo sindaco di New York, Eric Adams, ha parlato su Twitter di una vera tragedia non solo per il Bronx e per la sua città. Una sopravvissuta parla di bambini che chiedevano disperatamente aiuto. Quando scendevamo le scale non si vedeva niente, racconta. Mi hanno strappato mia figlia dalle braccia e sono andata in panico. A terra c'era una persona che i pompieri stavano provando a rianimare. Il rogo ha distrutto un appartamento su 2 piani e parte del corridoio esterno. I residenti avevano purtroppo lasciato la porta aperta e il fumo ha così invaso tutto l'edificio. Per questo si è registrato un bilancio così pesante e per questo ci sono così tante persone ancora tra la vita e la morte in diversi ospedali del Bronx. Dall'appartamento interessato, tra il secondo e il terzo piano, fiamme e fumo hanno rapidamente investito il resto dell'edificio. Il tentativo dei residenti di cercare ossigeno rompendo le finestre ha poi ulteriormente accelerato la propagazione del fuoco.